Buongiorno, buongiorno e buon martedì 11 agosto. Parliamo di mercato, quello che è successo ieri. Di concreto qualcosa è successo, ma parliamo del mercato in uscita. Perché ieri sera incontro tra il direttore sportivo del Milan, Ricky Massara, e il nuovo direttore sportivo del Torino, Vagnati. Oggetto Riccardo Rodriguez, che piace molto a Giampaolo. Giocatore piuttosto contestato dai tifosi del Milan, ma tutti gli allenatori che amano giocare con le partenze dal basso piuttosto manovrate, vedi Gattuso, lo vorrebbero sempre in squadra, il nazionale svizzero. Ricordiamo, lo dicevo, Gattuso, e anche Giampaolo lo vorrebbe nel suo Torino. Torino che cerca un terzino destro e un terzino sinistro. Riccardo Rodriguez sarebbe, direi, il giocatore ideale per Giampaolo, ma la trattativa per adesso non è sfociata in nulla di concreto. C'è troppa differenza, o meglio, una differenza ritenuta troppa da tutte e due i club, perché il Torino più di 2 milioni e 8, 3 non va su Riccardo, e invece il Milan vorrebbe 3, 8, 4, quindi ci sono 800 mila euro che ballano, però sul Milan c'è sempre un ostacolo da valutare sempre in maniera importante, una specie di mannaia sul collo, che sono l'ingaggio 4,6 milioni di euro, e venderlo e discutere di 800 mila euro quando risparmi 4,6 diventa un po' complicato. Però il Milan, giustamente, essendo il mercato, ribadisco, appena cominciato, dare subito via un giocatore a prezzo non ritenuto equo dal Milan quando hai 2 mesi davanti, indubbiamente può essere un bel freno, perché il Milan chiede 4 milioni per un nazionale svizzero, non ne sta chiedendo 15. È un giocatore di valore, un giocatore che ha giocato fra i migliori in campo nella scorsa stagione del PSV Eindhoven, campionato olandese, quindi un giocatore di una certa valenza. E dunque il Milan attende, le parti si rivedranno più avanti, il Milan cercherà altri interlocutori, il Torino cercherà magari altre figure per trovare una soluzione. Ieri è nato anche un altro nome, e è sempre brutto far riflettere i tifosi sui nomi che vengono fuori, però è una riflessione che mi pongo io e che cerco poi di estendere come riflessione agli amici che seguono il Milan, o in generale agli appassionati di calcio. De Paul, il giocatore dell'Udinese. L'Udinese sembra che voglia 40 milioni, è il suo gioiello, era già destinato al Watford. De Paul era già al Watford. Nessuno pensava, quando mi è stato detto questo 2 mesi fa, che il Watford purtroppo retrocedesse in Championship, e ovviamente sono cambiate le strategie dei club di Pozzo. Sappiamo che Watford e Udinese appartengono alla stessa proprietà. Ma faccio riflettere, De Paul il Milan ha già detto che là davanti non vorrebbe nessuno. Facciamo finta che poi trovi l'opportunità. Non può essere considerato un'opportunità un giocatore che costa 40 milioni, che non è titolare, perché sarebbe l'alternativa a Çalhanoğlu. Se là davanti il Milan debba cercare qualcosa, potrebbe essere un'alternativa a Ibra a livello di giocatore fisico, o potrebbe essere, come sostengo io, un giocatore di fascia. Un conto è pagare 40 milioni, che tanto il Milan non li paga né per uno né per l'altro, per Chiesa, giocatore che sarebbe collocato in quella fascia, ma per un giocatore alternativa a un altro, sinceramente, quando leggiamo, anche se dovessimo dare dei giocatori, in questo momento sembra una trattativa, in questo momento, volevo riflettere con voi, poco plausibile. Non vedo il Milan che dia 2 o 3 giocatori per arrivare a 40 milioni quando deve ancora prendere, e non l'ha preso, il terzino, fosse Aurier 15-20, il centrocampista, fosse Bakayoko, sono 20 milioni al Chelsea più l'ingaggio. Non è alto l'ingaggio di De Paul, ma va a prendere un lusso, va a prendere un bellissimo soprammobile meraviglioso quando non ha ancora i tavoli e le sedie. Quindi il Milan deve trovare dei tavoli di lusso, delle sedie di lusso, e poi potrà mettere, e secondo me, non so se lo metterà,
un bel soprammobile là davanti per rendere ancora la squadra più bella. Questa è la mia sensazione. Grigio per Riccardo Rodriguez, in questo momento mi sembra abbastanza nero per De Paul. Poi mi informerò, cercherò di informarmi come sia la situazione, se veramente il Milan effettuerà un tentativo per De Paul. In questo momento mi sembra difficile, complicato, quasi illogico. Vedremo, poi se ci sarà da correggere queste mie sensazioni, non ho parlato di notizie, sensazioni, mi correggerò volentieri, anche perché De Paul è un grande giocatore. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.